Amici all'ascolto di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, un caro saluto da Davide De Amicis che vi parla e bentrovati al consueto e quotidiano appuntamento con servizi e interviste, la rubrica di approfondimento della nostra emittente che oggi vi porta a conoscere quella che è una notizia allarmante per il mondo della cultura pescarese perché la nostra città, capoluogo adriatico, rischia di perdere quello che è il suo premio, il suo avvenimento più prestigioso, più in, se vogliamo, anche più glamour e importante che c'è nell'anno, diciamo, e nelle manifestazioni pescaresi. E sono proprio i premi Flaiano. Pochi giorni fa abbiamo celebrato l'edizione 2021 che ha visto salire sul palcoscenico del Teatro D'Annunzio di Pescara alcuni tra i più importanti attori, registi, interpreti del cinema, della televisione, ma anche scrittori importanti di rilievo nazionale e internazionale. Un premio davvero straordinario che però rischia di andare via dal capoluogo adriatico. Perché? Perché potrebbe venire proprio a mancare la sua sede tradizionale, il Teatro D'Annunzio. Ne parliamo con la dottoressa Carla Tibboni, presidente dei premi Flaiano di Pescara. Dunque, davvero rischia di andare via dalla nostra città questa prestigiosa manifestazione? Ma il problema è che oggi abbiamo, anzi ieri abbiamo ricevuto una risposta dall'ente manifestazione pescarese che ci rende consapevoli del fatto che non ci sia la certezza di avere il Teatro D'Annunzio per la prossima edizione, però, perciò per la 49esima edizione dei premi internazionali Flaiano. Una notizia che francamente non avremmo voluto avere, ma purtroppo c'è, non si comprende perché l'ente manifestazioni pescaresi non dia più la disponibilità ai premi Flaiano di poter svolgere i propri eventi presso il Teatro D'Annunzio e quindi a questo punto viene a mancare la sede per lo svolgimento dei premi. Io spero che si riesca a trovare una soluzione, spero che si tenga conto anche del legame che i pescaresi e Pescara hanno con questo premio che ormai è arrivato alla 49esima edizione. Tra l'altro la 49esima edizione coinciderà con un anniversario importante, quello della morte di Ennio Flaiano, il 50esimo. Quindi, come vedi, andiamo verso due edizioni celebrative che meriterebbero maggiore coinvolgimento da parte di tutti e non queste polemiche o queste situazioni di criticità che non danno sicuramente serenità al lavoro che dobbiamo affrontare. A maggior ragione sarebbe dunque davvero una beffa perdere quest'evento nella città natale di Ennio Flaiano. Dunque, se abbiamo capito bene, i motivi e la base di questa indisponibilità sarebbero una concomitanza di eventi, peraltro con i quali quest'anno avete già convissuto egregiamente. Non le sembra un motivo un po' pretestuoso? È davvero questo che c'è dietro questa probabile fine del rapporto di collaborazione tra Teatro D'Annunzio e Premio Flaiano? Guardi, noi quest'anno abbiamo convissuto con gli eventi di Funambolica e nessuno ha dato fastidio all'altro, quindi cioè il pubblico ha scelto dove andare, se al Flaiano o al Funambolica. Per quanto riguarda il contenuto della lettera che diceva anche altre manifestazioni, io lo ritengo offensivo perché la genericità è sempre abbastanza offensiva. Era sufficiente dire che magari non si voleva concedere più il Teatro D'Annunzio, ma questo ovviamente è nella mente dell'ente manifestazione pescarese, di chi lo presiede, di chi lo dirige. Io non conosco i motivi reali, certo è che questa risposta non è di natura collaborativa, anzi. Certamente, dunque vedremo come andranno le cose. Lei per prima ha detto che si aspetta ovviamente un cambio eventuale di passo in questa diatriba, che comunque la cosa possa rientrare, ma si parla già di destinazioni alternative, altre città abruzzesi e non solo, ma non ci sarebbero altre eventuali location all'interno della città di Pescara che possano sopperire alla mancanza effettiva del Teatro D'Annunzio? Allora, sicuramente ci sono altre location alternative qui nella città di Pescara,
Ovviamente però ci sono anche differenti i costi, perché il teatro d'Annunzio ha già il palco, deve essere montato, c'è bisogno di una spesa che invece ad esempio in Piazza Salotto o in altri luoghi avrebbe un rilievo maggiore. Quindi io da parte mia spero che sia possibile trovare una soluzione per far rimanere il premio Flaiano a Pescara. Poi evidentemente se questa soluzione non si troverà, l'organizzazione deve andare avanti, l'organizzazione deve avere la certezza della sede del premio. Come tutti i premi al mondo hanno una sede, anche i premi Flaiano credo meritino una sede che oggi ad oggi non abbiamo, o meglio avevamo, ma ci è stata tolta in modo così improvviso e inaspettato. Spero, ripeto, che si possa trovare una soluzione. Io ho già ricevuto molte telefonate, molti messaggi dai pescaresi che mi invitano a non andare via, a non fare in modo che il premio Flaiano rimanga a Pescara. Faremo di tutto perché questo avvenga, spero e credo che le istituzioni aiuteranno i premi Flaiano per trovare una soluzione adeguata. Dunque davvero un appello accorato per restare a Pescara, e questa è la cosa positiva di tutto ciò, la volontà ferma dei premi Flaiano di restare nella propria città, nella propria sede naturale. Altrimenti già si parla, noi da pescaresi speriamo di no, di sedi alternative quali Roma, Chieti o Lanciano, è così? Sì, ad oggi sono queste le città che hanno proposto di che si sono proposte di ospitare i premi, quindi valuteremo anche queste proposte, ma ripeto, dobbiamo prima cercare di risolvere il problema qui a Pescara. Se non riusciremo a risolverlo, prenderemo in considerazione queste proposte alternative, anche perché, ripeto, non si può, è inimmaginabile che un premio per il quale si lavora, un evento per il quale si lavora tutto l'anno, avvi il proprio lavoro di preparazione progettuale senza avere la certezza di un luogo, del luogo dove si svolgerà la manifestazione. E allora noi dunque davvero ci auguriamo la conclusione positiva di questa diatriba, che dunque i premi Flaiano restino a Pescara per celebrare colui davvero che dà il nome a questi premi così prestigiosi nel campo letterario, cinematografico e televisivo, portando a Pescara le grandi stelle dell'arte nazionale e internazionale. Grazie alla dottoressa Carla Tiboni, grazie. Presidente dei premi Flaiano. Grazie a voi, grazie. E parliamo di questa diatriba, di questa vicenda che potrebbe mettere a rischio la persistenza dei premi Flaiano a Pescara, con il primo cittadino, il sindaco Carlo Masci. Mi sembra una tempesta in un bicchiere d'acqua, nel senso che i premi Flaiano si faranno come ogni anno a Pescara da quando è stato istituito il premio. Bastava che la Tiboni facesse una telefonata al sindaco o che l'ente manifestazioni facesse una telefonata al sindaco per risolvere la questione delle date in un nanosecondo, perché Pescara è Flaiano, Flaiano è Pescara, il premio Flaiano si fa a Pescara, quindi su questo tutti possiamo stare tranquilli. Poi sinceramente le polemiche spicciole mi interessano veramente poco. Quello che dico è che oggi noi dobbiamo invece preoccuparci di una battaglia storica, che è quella di riportare le spoglie di Flaiano a Pescara da Maccarese. Io ho scritto al sindaco di Fiumicino, il quale mi ha detto, mi ha risposto finalmente, dopo che gli avevo scritto già l'anno scorso, mi ha risposto dicendo che il cimitero di Maccarese fa capo a Roma. Ho già scritto al sindaco di Roma, alla Raggi, chiedendo che le spoglie di Flaiano venissero a Pescara, come da lui chiesto nel suo libro La valigia delle Indie, dove parla di una sua aspirazione, che è quella di terminare il suo percorso di vita nel colle che guarda il mare insieme ai suoi genitori. Quindi questa è la battaglia che noi dobbiamo fare sul Flaiano, e su questo ho chiesto anche aiuto a tutti gli artisti che hanno vinto il premio Flaiano, perché Flaiano, lo ripeto, è Pescara, e quindi credo che le spoglie di Flaiano stiano bene a Pescara. Sul fatto che il premio Flaiano si svolga l'anno prossimo a Pescara, guardi, è come
l'alba che ogni giorno sorge dal mare, si farà certamente. E allora grazie davvero per queste rassicurazioni, quindi possiamo dire che insomma l'amministrazione comunale si impegnerà a risolvere immediatamente? Non esiste il problema, l'amministrazione comunale si impegnerà, ma non si deve, nel senso che l'ente manifestazioni troverà lo spazio per il flaiano vedrà le date insieme all'ente manifestazioni, poi non dimentichiamo che 2 anni fa il flaiano l'abbiamo fatto a Piazza Salotto, quindi poi è tornato al Teatro d'Annunzio anche per il Covid, ma non è detto che torni l'anno prossimo a Piazza Salotto in una cornice centrale della città, quindi qualsiasi scelta che faremo sarà quella giusta, concordata con il Presidente del Premio Flaiano, concordata col Presidente dell'Ente Manifestazioni, la soluzione si troverà e il problema non esiste. Se avessero chiamato il sindaco invece stare a polemizzare sui giornali, il problema non sarebbe neanche esistito. Beh, lo abbiamo fatto noi, grazie davvero per questa pronta risposta. Grazie a voi. E grazie anche a voi, gentili radioascoltatori, per aver seguito questa puntata di Servizi e Interviste, che tornerà, come sempre, se lo vorrete, domani alle 7.30 e alle 18.10. Da Davide De Amicis, che vi ha parlato, a risentirci.